È un momento particolarmente delicato in Valtiberina, come in altre parti d'Italia, per quanto riguarda la questione della risorsa idrica. Una conferenza stampa appositamente organizzata qui a Sansepolcro per parlare delle problematiche attuali e degli sviluppi futuri. Ne parliamo con Danilo Bianchi, sindaco del comune di Anghiari, uno dei comuni più attivi su questo versante. Sì, la conferenza stampa congiunta al Comune di Anghiari, Comune di Sansepolcro e Comune Caprese Michelangelo, questo perché insieme stiamo portando avanti questa battaglia per la ripubblicizzazione del servizio idrico e per cercare di mettere i nostri concittadini di tutta la vallata, mi auguro anche di oltre la vallata, di ottenere quei giusti rimborsi, per esempio del canone di depurazione di scarico in fognatura, dichiarati illegittimi dalla sentenza recente della Corte Costituzionale. In questo senso l'avvocato Maccari sta predisponendo un fax di rimborso, una domanda di rimborso che distribuiremo alle nostre popolazioni in modo che tutti possano ottenere quello che ingiustamente è stato pagato. Nel frattempo ci stiamo adoperando fortemente su questo versante della pubblicizzazione. Io vengo dal coordinamento nazionale degli enti locali per l'acqua pubblica che ha tenuto la sua prima riunione ufficiale a Roma venerdì scorso nell'ambito del secondo forum nazionale per l'acqua. Ho portato la testimonianza dell'esperienza di Arezzo, che è oggettivamente fallimentare, che ha suscitato molto interesse, nel senso che è un esempio negativo da non seguire. Una cosa è emersa, direi, in maniera molto importante, che sarebbe opportuno fare, che come comuni, penso Valtiberina, ci adopereremo rapidamente per fare, introdurre nei nostri statuti comunali il principio dell'acqua come bene comune e di conseguenza come un servizio economico privo di, un servizio pubblico privo di rilevanza economica. Questo permetterà probabilmente in futuro di avere opportunità più ampie nella battaglia per la ripubblicizzazione del servizio stesso.